si tratta di una doppietta manifattura Liegi degli anni 30. E la particolarità di questa doppietta è la bascola Anson Daley, per cui è tutta aperta, lo scudetto che c'è sotto il petto di bascola copre gli scavi delle leve. È una doppietta, diciamo, di buon comando, fatta per un armaiolo di Strasburgo, Avioland si chiamava. Ha la particolarità del guancialino, canne da 68, 3 decimi di strozzatura e 6 decimi.